Oh, Blacklist numero 7, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Need for Speed Most Wanted. Quest'oggi abbiamo la Blacklist numero 7, un'altra donnicciola. Andiamo a vedere subito la sua biografia e subito la sua auto, che è una CLK 500, che è... Quanto è figa! Certo, tranne per questo serpente frocio nei lati, comunque è figa. Vediamo, forza, costo per lo Stato, vabbè, non mi dovrebbe. Intanto vi farvi vedere la mia auto, bellissima la sto facendo, guardate, è epica, la mia fantastica Golf, guardate che bella, tutta bella verde, ok, basta. Andiamo a sfidare subito l'avversario della Blacklist, perché sennò viene un video lunghissimo. Allora, sfida avversario, sprint e sprint, perfetto, quindi sarà un video lunghissimo a partire da questo. Ok, partiamo con la prima gara. Innanzitutto inizierò a dirvi che non riesco ad utilizzare più la mod grafica, quella che ho usato nello scorso video, anche col nuovo PC, perché appena metto sta mod non mi parte, quindi non riesco a capire il perché, ma non mi importa nulla. Intanto qui in seguimento dentro un centro commerciale, la cosa fa molto faiga. Guardate quanto è incazzata. L'ho sempre detto, donna al volante, pericolo costante, si infila dentro i centri. Intanto qui, bravo, aspetto. Canno alla brancaccia, cioè basta. Allora, ok, partita perfetta. Cazzato, non ci riuscirò mai a farla. Cioè, ormai è un... Basta. Ok, partiamo. Ho anche l'anti-alias a tutto schermo. Sì, no, dovevo toglierlo. Vabbè, gira in modo ottimale. Ok, allora siamo partiti. Questa gara sprint. Intanto già vediamo che... Che merda, ho lasciato un po' di distacco all'avversario, questa cosa mi fa sperare in bene. Allora. Ok. Ah, ecco, adesso lei usa tutte. Guarda che testa di cazzo. Ok, andiamoci così, perché già mi sta troppo vicino e non le voglio. Non ti voglio vicino, sono fidanzato, vai lontano. What the fuck? Ok. La odio, ste curve, sto pezzo di mappa le odio con tutte queste curve così. Madonna mia, che sclero che mi fa venire. Ok, 33% già. Che merda, che webo casello. Comunque, non ti preoccupare. Andiamo così. Comunque, ho appena detto. Cieco il casello. Per chi non è siciliano. Adesso sto iniziando a utilizzare il siciliano tutte le volte nei miei video. Devo smettere. Poi, secondo me, dà quel tocco di originalità. Quel tocco che intanto la puttana mi sta stuprando. Oh, ma che cazzo. Porca puttana. Guardate che no lifer. Allora, aspetta un attimo. Dai, 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 dai. Siamo al 50%, ancora c'è un mondo da fare. Ok, l'ho superata. La mia Ghost in accelerazione è molto più power, con l'H finale, da bravo no lifer. Ok. Vai così, lei ha preso la strada più lunga e la strada più corta senza saperlo, sono intelligentissimo. Oh Gesù Cristo. Ma vaffanculo, ero accecato. Che c'è sto effetto da quando sei dentro le gallerie, quando sei fuori che mi ammazza totalmente. Intanto 70% di completamento sta andando... No! Non devo dire. Ogni volta in ogni video... Perfetto. Ogni volta in ogni video dico... No, non devo dire che va bene, non lo dico perché sennò mi ammazza. Guarda qui che sono le bandiere della Francia. No, tavolini in mezzo al cazzo, mi decelerano. Sì, ok. Allora, attenzione qui. Questo è il centro cittadino, dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo danneggiare i pedoni. I 3 miliardi di pedoni sulla strada. Pedoni, tra l'altro, è che in Need for Speed pedoni non ce ne sono. Comunque, io sono Jumpit, che dico cazzate. By the way, orca troia. Ok. Vai così. Oh. 3. Vabbè, questa. Non esulterò nemmeno. È stato troppo facile vincere questa gara. Cioè, proprio non esulto. Ormai l'ho vinta. Amen. Cioè, la mia auto è troppo forte. Ormai mi sono abituato. E andiamo con la seconda gara sprint. Oh. Allora, perfetto. Mi dà fastidio che non c'è animazione nella seconda gara. Non c'è mai. Brutta sta cosa. 3, 2. Andiamo, attesa perfetta. Ce l'ho fatta, che potentissimo. Manco devo usare nitro, troppo forte.
Ok, allora iniziamo questa gara sprint. Sono due gare sprint e devo dire che le gare sprint sono le mie preferite perché è un circuito sia che è abbastanza lungo, però almeno non bisogna fare tipo il giro del circuito. E sprint e casello sono le mie gare preferite, ecco. Quindi la mia forza, se dobbiamo fare come guardiamo ogni volta negli avversari, la mia forza posso dire che sono sprint e casello perché riesco a giocarle sempre in modo buono. Non parliamo di gare sparo perché lì, nell'ultimo video, avete visto un bel po' di scleri. Anzi, ricordando, vi ringrazio a tutti per i mi piace che ricevono questi episodi. E intanto l'avversaria proprio lì si sta prendendo un caffè, oppure ha visto un negozio di abbigliamento, si sta vedendo gli sconti. Voi donne. Ah, devo smetterla. Qualche donna guarda questo video e mi uccide. Ok, basta. Facciamo un pochetti seri. Andiamo proprio al pro gaming adesso. Perfetto. Andiamo al pro gaming. Io mi sbatto al muro. Comunque, no. Non è rilevante questa cosa. Ormai i miei fail li avete tutti ben presenti. Ok. Però adesso devo saltare. Deve esserci la porno Madonna. Ah, no. Porca. Che merda. No. Che cazzo fai? Tanto sta macchina, tipo, ha dei riflessi col sole. Oh Gesù Cristo, che cazzo ci fa sta troia qua? Oh mio Dio, sono al 53% e ce l'ha attaccata alle chiavi. Non vedo un cazzo! What? Sembra una vagina quella nella minimappa, sei a me. No! Oddio, basta, non devo smettere, vaffanculo. No, basta, io non parlo più adesso, perché se parlo dico cazzate. Però, voi mi seguite per le mie cattive. Perfetto. Oh Gesù Christ! Dai, se perdo la gara per sta porcata che ha fatto, giuro che mi incazzo. No, ma mi incazzo come una iena se la perdo per sta minchiata, cioè. Dai. Dai. Ok. Dai. Che si è messo pure a piovere, che cazzo. Mi fa perdere aderenza. Non so se funziona l'aderenza. C'è l'aderenza in questo gioco? Scrivetemelo nei commenti, perché io non ne ho idea. E se c'è, è qualcosa di epico. Questo gioco mi piace sempre di più, anche dopo 6.000 anni. Ok, boh, io non noto differenza quando video. Comunque, boh, fatemelo sapere perché sono curioso, ecco. Quindi 94% di circuito. Sì, dai, vedo la linea del traguardo. Vedo la linea fottutissimissima del traguardo. Vedo la linea del traguardo. Sì. Oh, avversario numero 7 sconfitto. Oh, avversaria. Congratulazioni. Era possibile segnare tale odio segnalatori da Cades. Cades o Kamikaze? Boh, questo. Esci da galera gratis. Esci da galera gratis la prossima volta che ti fai beccare. Ah! Prestazioni non le prendo più sto giro, prendo questo, fanculo. Libretto di circolazione auto! Morco! Sì, vai così, mi piace. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, il prossimo avversario sarà il Blacklist 6, questo pompato con questa tuta che si chiama Hector Domingo. E adesso vi saluto da Jumpy Tech, è tutto, vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace e ciao ciao!